o quando si schiera zona, zona fronte pari 2-3 con Vitale che è secondo nelle palle recuperate, molto attivo nel fronte davanti. Infatti, come dicevi te, Barsanti subito il tiro da tre punti. Qui c'è un ottimo passaggio da parte di Perego per Prandin. Pallone nelle mani del numero 10 Vitale, che vuole andare fino in fondo per la penetrazione e poi la fine rimbalzo è per Jacopo Pozzi, che con l'appoggio al vetro riesce a segnare i suoi primi. Prandin che cerca sotto Perego, uno contro uno contro il numero 9 Barsanti, e Perego arriva ai suoi primi due punti. Ledil Costosimo, Rossi l'uscita, l'arresto e tiro e segna. Ma che bel canestro di Luca Rossi, l'abbiamo visto. Prova a correre Sanguinetti, vede dentro Riccardo Perego, finta, poi la va a appoggiare al vetro Luca Rossi, ecco il blocco di Gennari, poi vede in angolo Barsanti, finta di tiro, l'arresto e tiro da tre punti e segna. Barsanti, massimo vantaggio, e Barsanti si porta a 6 punti. E recupera il rimbalzo poi Barsanti, bello il passaggio in angolo per Luca Rossi e la tripla. E andiamo alla cronaca dell'incontro. Pallone per Prandin che prende il tiro da 3 punti. È un ottimo tiro e arriva la tripla del meno 5. Non c'è stato un cambio di possesso. Intanto però Barsanti non ferma la mano, che vuole correre, riesce a correre, va fino in fondo Prandin. Magari cercava un fallo, ma alla fine il rimbalzo è per Riccardo Perego che segna. Non è, però è per Jacopo Pozzi che si ferma su tiro da tre punti in faccia al numero 15 Arancionero Spizzichini. Per un detto cestistico, tabella non dichiarata, canestro non valido, rischia di perdere il pallone Ricky Perego. Poi Spizzichini vuole rispondere a Jacopo Pozzi ed è solo rete per Stefano Spizzichini. Per Luca Rossi il blocco di Gennari, pick and roll, ma che bel giocatore che è il numero 11 Andrea Gennari, perché che ha solamente due falli in questo primo quarto. Il pallone danza sul ferro ed esce per Prandin, poi Barsanti si inventa un tiro, ma attenzione, si inventa un tiro, ma dalla nostra postazione sembrava quasi quasi dentro. Tirato. Assolutamente, tiri sullo scarico, tiri aperti, tiri il ritmo, vanno presi. Rossi. Anche Rossi prende un tiro da tre punti solo. Finissimo anche il rimbalzo. Rossi la penetrazione, appoggia ancora Gennari. Ma che giocata, e l'Edil Cost doppia il pentagruppo 30 a 15. Partite, per cui più che altro si tratta proprio di trovare la cattiveria giusta nel gioco, ecco, tipo questo. E infatti la cattiveria è negli occhi di Marco Diviak. Ancora per Sanguinetti che prende un tiro da tre punti e questa volta segna. Parziale contro parziale di 5 a 0 dopo il... C'è ancora Gennari libero in mezzo, ma la palla arriva nelle mani di Naso. Pallone per Prandin, l'arresto e tiro di Prandin che segna, subisce il fallo e andrà a tiro libero supplementare. Il fallo. Prandin per Sanguinetti, libero da tre punti e bravo, segna bravo, Jack deciso. Sanguinetti a ricevere Luca Rossi dentro per Gennari, dall'altra parte per Naso, e guarda il tiro da tre punti, lo prende e lo segna. Libero Riccardo Perego per il pentagruppo. Bravo, per dirti la similitudine. Bravo. E Alex Lanuzzi che segna, subisce il fallo. Palla alta, quando sa che cercano un lungo di 2-0-8 che te la può prendere da un momento all'altro sopra la testa. Prandin, il contropiede, vola con Lanuzzi e torna il pentagruppo a meno 5, 38-33. Prima opzione in attacco a Osimo in queste due ultime 3-4 azioni, bellissime. Recupera anche palla Perego. Fantastico. Per Ranuzzi, contropiede ed è meno 2, 38-36, parziale di 8-0. Pallone per Prandin, cerca Perego, no, solo che Vitale lo capisce, vola in contropiede Rossi e l'appoggio al vetro. Rossi. E pente, secondo il termine dell'azione, Prandin deve tirare, incredibile. Pallone però ha toccato il ferro prima della sirena dei 24, il rimbalzo di Spizzichini, torna sotto di uno il pentagruppo, 15 che ha indotto il coccialiere al timeout. Rossi, bello, che bello. Canestro, bravo. Mamma mia, un orologio spettacolare. Prandin all'ultimo secondo, il pallone termina sul tabellone, terminano i primi 20 minuti sul risultato, 43 di Costosimo, 40 pentagruppo Zano. Del campo, poi il pallone per Pozzi, tiro a tre punti, non va, non riesce ad andare al rimbalzo Ranuzzi, il rimbalzo è per Vitale e segna il suo. Fuori Rossi prende un tiro da tre punti e segna. Rossi!
subisce un fallo da tre punti. Prova a correre Vitale, vede in angolo Bassanti, la penetrazione di Bassanti e segna Bassanti. E l'affronta con la massima totale libertà mentale e decisione, per cui una condizione psicologica fantastica. Mamma mia, Bassanti! Che tripla, 14° punto per lui. È la terza tripla che tira dal più di un metro dalla linea dei 6,25. Vitale, e qui è Festal, palla Baldinelli. Poi ancora Sanguinetti. Prandin dall'angolo, il tiro a tre punti di Roberto Prandin. Comunque il pallone per Rossi, che trova una penetrazione, lo scarico per Gennari. Gennari ha segnato, risultato di 10. -14, 62-48. Il pallone è per Pozzi, libero, e va a segnare il... Una partita nella quale, voglio dire, sei completamente disimpegnato dal risultato, provi, hai capito? Prandin va fino in fondo e segna il suo 17° punto. Non ci sta né a stare sotto né tantomeno a farsi fare azioni da numero sotto il naso. Lui prova a restituire tutto quello che può. E Vitale replica il canestro di Prandin quando è iniziato. Non riesce a partire la rimessa, poi Sanguinetti prende un tiro da tre punti, incredibile. Poi Rosignoli per Perego, la resta tiro in allontanamento di Perego, poi il tap-in allo scadere di Davide Rosignoli. Termina il terzo quarto, 69 ed il Costa Osimo 58, Pentagruppo con mi piace da matti. Poi un'altra squadra che è come anche Montecatini. Intanto un'altra contropiede da parte di Vitale. E poi penso, più che penso, spero. Casella tira tre punti dall'angolo e arriva il gol dall'angolo. Perché è in panchina, ma era veramente non a terra, ma stava veramente male. E intanto il quarto dalla spazzatura Rosignoli, ci stoppate ad allacciata di scarpe, per cui devi stare molto attento. Bravissimo. Poi Riccardo Perego a 3 secondi dal termine dell'azione, in campo per l'arbitro. Allora, l'arbitro dice che non è infrazione di campo. Pozzi, non ci credo. Poi Sanguinetti senza paura non va a tre punti. Attenzione, c'è un contrapiede e arriva la schiacciatissima per Vitale, esplode il Palabaldinelli, time out. La soddisfazione in trasferta come ci ha dato durante tutto questo campionato. Casella tira da tre punti e segna, subisce il fallo e andrà tiro libero supplementare. Un tiro libero del giornalino che danno ogni sabato al Palagira. Sotto la doppia cifra, Perego per Prandin, la penetrazione, lo scarico poi per Sanguinetti, prende un tiro da tre punti Sanguinetti e torna sotto di 7 il Pentagruppo. Per Perego, la penetrazione, lo scarico per Sanguinetti dalla stessa posizione di prima. Ed è meno 4. Prandin, poi Sanguinetti, la penetrazione, lo scarico per Ranuzzi, la finta, poi l'arresto e tiro di Alex Ranuzzi. Insieme Massimo, che peccato. Rosignoli, incredibile canestro di mano sinistra, col gancio, bravo. Sinistro in classifica. La difesa ottima da parte del Pentagruppo, segna 87-83, meno 4. C'è un fallo in attacco, attenzione. C'è un fallo in attacco da parte di Luca Rossi. Dal Pala Baldinelli è tutto. Vince l'Edil Costa Osimo 89-83, danni della Pentagruppo Zano.